Si è svolta a Reda una riunione per parlare di strade e viabilità. Per fare il punto abbiamo sentito al telefono Claudia Zivieri. È previsto un piano di intervento importante, in parte finanziato già sul 2018 e in parte verrà finanziato invece nel corso appunto del 2019. Tutta una serie di interventi erano previsti che venissero realizzati nel secondo semestre 2018, poi per questioni più che altro amministrative di aggiudicazione delle gare d'appalto eccetera, che si sono appunto prorogate ulteriormente, sono state appunto finanziate ma non realizzate. Verranno realizzate quindi a primavera, appena le temperature lo consentiranno nuovamente, perché oggi, come sappiamo, con il freddo, la neve eccetera, non è possibile finanziarlo, in particolare e strutturarlo. In particolare ci riferiamo al Forese. Ieri sera appunto ero al quartiere di Regia, dove è stato un po' il punto della situazione. E come ho spiegato in quartiere, i primi interventi che verranno realizzati nella primavera 2019 riguarderanno la via Colombarina, la via Birandola, via del Vecchio Borgo, via Sacramoro e via Gasparretta. Sono stati gli interventi che il quartiere aveva già segnalato da tempo, anche appunto i consiglieri comunali, e quindi riusciremo a realizzarli. Un ragionamento anche sulla circolazione di Faenza? Sì, allora, per quanto riguarda la circonvallazione, allora, fino ad oggi abbiamo fatto qualche intervento diciamo preciso ma limitato. Nel 2019 abbiamo già approvato il progetto per il rifacimento completo della circonvallazione, quindi manutenzione straordinaria dell'asfalto, con anche sistemazione dell'intersezione, delle rotatorie, eccetera. Intervento importante, perché parliamo di un intervento intorno al 1.600.000 euro, e anche questo verrà realizzato nel 2019, sperando che le procedure di gara diciamo siano abbastanza veloci, seppure sono complicate, perché visto l'importo rilevante, verranno seguite appunto le procedure di gara europee, che quindi comportano delle tempistiche più lunghe, però contiamo insomma, di iniziare i lavori nel 2019.